Cari amici di VBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Radio Zapping in questa serata di sabato 25 novembre. Pronti per A vedere te la data chi d'arrivo del è prossimo nell'etere? giocatore che ti dico. Iniziamo! Una sola volta da Spalletti negli ultimi 5 minuti della gara Subito con contro l'anticipo il Verona. Eh sarà sì, tra un Cagliari e Inter, verissimo, un che si sta giocatore che in disputando qualche alla modo era Sardegna Arena. derubricato dopo gli arrivi di Dalbert e di Cancelo. L'ultimo è in fase di riabilitazione dopo un brutto infortunio. Comunque stanno tornando, devono necessariamente farlo per contribuire Minuti a una finali del squadra primo per tempo l'Inter, di che è una Cagliari-Inter. delle formazioni che ha fatto meno ricorso a uomini e che comunque dovrà tirare il fiato pur non avendo l'Europa. Cicarini che ha recuperato il pallone a metà campo, il cross di Padoin, diciamo, Pedro anticipato da Perisic, poi ancora Cicarini, cerca ma non trova Faragò che va a travolgere Ivan Perisic, calcio di posizione in favore dell'Inter. E beh, anche Perisic, e di questo sicuramente Luciano Siamo Spalletti qui anche ne perché è svolgiamo molto Radio Zapping, dietro soddisfatto, rischiamo sta di aiutando perderci un pezzo di tantissimo telecronaca. i suoi compagni di squadra del reparto difensivo, Inter l'abbiamo credo stia visto vincendo in diversi 1-0. ripiegamenti, Il quarto due degli quasi anticipi di questo consecutivi, in sabato. quest'ultimo caso ha subito fallo, calcio di posizione dunque battuto dall'Inter. Ne hanno Miranda disputati c'è già tre. di prima, Santon che pesca Borja Valero, magia di Borja Valero, Bologna-Sampdoria intanto 3-0, rischia Riccardi che poi nel però è stato 15, poi alle anticipato 18, da vabbè, Cipitelli, Chievo ha battuto poi il da SPAL Ambrosio, sta 2-1. scattando Candreva, Il Verona ha va vinto incontro al 2-0 in pallone casa del l'ex Sassuolo. giocatore della Lazio in profondità a cercare Icardi, velo di Icardi, Vessino anticipato da Romagna ancora lui, bella giocata da Vessino parte tra l'altro un dell'Inter, ex. rimessa laterale in favore della formazione nero-azzurra che dopo il gol certamente ha trovato fiducia dopo essere stata sorpresa dall'avvio molto aggressivo del Cagliari che ha sfiorato in più di un'occasione il gol del vantaggio, rimessa lunga a cercare Mauro Icardi che colpisce di testa, poi in area di rigore Andreolli che rinvia in modo maldestro, poi c'è anche Cepitelli che spedisce in fallo laterale, un Cagliari un po' in difficoltà in questo frangente, rimessa laterale, siamo al 42esimo, 3 minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco che vede l'Inter avanti 1-0, rimessa lunga da parte di Santon, Cepitelli di testa dominante in area di rigore, Gio Pedro si fa rubar palla da Gagliardini, ancora Santon sulla linea del fallo laterale, va via Faragò, parte il cross basso, Vesino anticipato, occhio a Icardi perché il pallone arriva a lui, sono guai, allontana per la difesa di Cagliari ovviamente, allontana ancora una volta Romagna, sempre molto presente nel gioco, Romagna. gira bene Candreva di prima al volo di sinistro per D'Ambrosio che restituisce palla a Candreva, parte il cross e per il portiere Rafael che cattura il pallone, 42-30 nel corso del primo tempo, Cagliari 0, Inter 1. Candreva, ennesimo cross di questo campionato, ormai è primissimo in questa particolare graduatoria, tutti conosciamo anche questa attitudine attraverso le partite della nazionale, sfortunatissimo Purtroppo. ovviamente, è il Candreva lezioso magari, ma letale visto che Bene. tanti cross, almeno. Risaliamo in su. Ride on time, black box. La band degli anni 90. Un po' di elettro. Sono aggiornato. Poi c'è Paolo. È così che un meccanico saluta il suo cliente. Ok, amico, a presto. Bianca, isola per dare identità culturale ai nostri ragazzi nel tempo dello smarrimento. Era la proposta, appunto. Finito. Leggermente di esterno, al di fuori della porta difesa da Rafael, quindi occasione sfumata per l'Inter che comunque rimane in vantaggio per 1-0 quando mancano 50 secondi più eventuale recupero al termine della prima frazione di gioco. Allora Rafael
va a rinviare lungo, oltre la metà campo, João Pedro riesce a stoppare il pallone abbastanza elegantemente, si gira su se stesso e va a servire Cigarini che è dietro di lui, poi lo stesso Cigarini che torna dalle parti di Romagna, che sbaglia completamente la direzione del passaggio, e allora l'Inter può partire in contropiede, 5 contro 4, ma erroraccio da parte di Vecino, che intendeva servire sulla destra Candreva, ma l'ha fatto con una potenza eccessiva, pallone irraggiungibile per il numero 87 nerazzurro, e sfera che finisce oltre la linea di fondo. Il primo tempo è andato via abbastanza liscio. Vediamo un po' se Pairetto fischia al 45esimo in punto, credo proprio di sì, ecco il doppio fischio. Finisce qui il primo tempo, Inter in vantaggio alla Sardegna Arena sul Cagliari per 1-0, decide al momento la di ripartire a centrocampo con Marco Valoro, l'avete sentito? Due fischi per Pairetto, quindi niente recupero, si va all'intervallo in 45 minuti esatti con l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, la Sardegna Arena. Resta il gol di Cardi al 29esimo. Sempre lui. Grazie Andrea Pratellesi. Campionato di Serie A, termine del primo tempo, il parziale è il seguente: Cagliari 0, Inter 1, Milan Roma. Capito. Pizzo, l'hai venduta. Dalla diretta, ragazzi, ci sentiamo, vengo, faccio una presentazione da voi. Voglio far intenerire che ascolto. Matteo Epic, vai, Disco Radio, il ritmo della tua città. Alla radio per accompagnarvi fino alle 22, anche in podcast sul nostro sito discoradio.it, anche attraverso l'applicazione, quella da scaricarsi se ancora non ce l'avete. Disco Radio. C'era una volta Disco Radio. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. So che sono cantanti, fanno una canzone e poi spariscono, come nel suo caso. Mi sposo. Io contenta, sì, ma non parla. Senti uno One to Breath Free un po' disturbato. Tra l'altro ieri ricorreva anche l'anniversario della scomparsa di Freddie Mercury. La canzone degli ultimi europei di calcio. Sembra di tornare indietro di qualche mese, una quindicina di mesi quasi, visto che è dall'estate del 2016, di One for You. Questo non mi ricordo chi sono, ma ne escono poi tanti che... Ancora la Michelin. Una bella spianata. Nell'abbraccio tu entra, vedo meglio tutto, e tutto è stupendo. Ho capito che la felicità mi pare è cantante dei delle vibrazioni. Sarcina. Annalisa, direzione la vita. Tu mi
always short on a knife, fam. Get out of line and I'm lighting your ass up, silly. Let the stars go down, RDS insieme a te, voglia di insieme a te. Ricordare un'emozione con un successo senza tempo. Che gioia la Madonna. Camminate insieme con Gesù e con la Madonna. Ho capito, siamo arrivati in fondo, c'è Radio Maria. Grazie Maria di tutto cuore. Adesso però e finiamo qui Jacko, Michael Jackson. Ok, diciamo di chiudere da qui. Non andiamo troppo a YouTube che ce le prende. Allora, diciamo di chiudere qui questa serata di sabato 25 novembre. Ovviamente l'Inter è in vantaggio a Cagliari, poi vabbè domani ci sarà Roma e Napoli giocheranno al pomeriggio assieme al Milan. La Juve sarà in serata col Crotone. Ricordo anche in questo momento i grandi avvenimenti della quindicesimo della frana di Camoroni. Sono in corso degli eventi. Domani mattina, ad esempio, ci sarà l'inaugurazione del piazzale Ciampi, che è in ballo pure quello. E quindi anche la nostra comunità sarà bene o male coinvolta negli avvenimenti. Poi vabbè, lunedì sera ci sarà Atalanta-Benevento, noi torneremo con le riflessioni di calcio martedì mattina, tra l'altro si prospetta pure l'arrivo della neve, no, probabilmente non molto in settimana, tra martedì e mercoledì. Oggi pioggia almeno fino a parte del pomeriggio, adesso è rimasto solo un po' di nebbia, per questo... Ma comunque domani dovrebbe esserci sereno, anche se ci si aspettano serate gelide, nottate gelide. A questo punto la chiudiamo qui, ci siamo dilungati anche troppo per le Radio Zapping. Torneremo o venerdì per Napoli-Juve o sabato per Torino-Atalanta. Ciao e buona serata.